Giuseppe Cilento, grazie per questa intervista che concedi ai Granai della Memoria. Tu sei una delle anime della cooperativa Nuovo Cilento. Siamo nel Parco del Cilento e Vallo di Diano, un parco nazionale importante, molto grande, che ha una grande vocazione all'olio e la vostra cooperativa Nuovo Cilento si occupa di olio. Fondata il 21 gennaio 1976. Perché questa data? Ma io ero appena tornato da Treviso dove avevo insegnato, ma avevo conosciuto anche l'attività, di cooperative vinicole nella zona di Conegliano. E pensai di trapiantare questa esperienza associativa nella nostra zona di cui c'era un grande bisogno perché si trattava di affrontare il mercato in una maniera diversa, c'era una crisi che perdurava oramai da alcuni anni e quindi tempo 3 mesi mettemmo su il primo nucleo di soci che poi era di 15 soci, 330. Oggi quanti sono i soci? Finì per coincidere con l'anniversario della fondazione del PC. All'inizio i fondatori furono pochi, insomma, quelli che credevano in un'ipotesi associativa. Però bisognava fare qualcosa perché non si coltivavano più i terreni. Prima venivano arati dai bui, poi questo tipo di coltivazione, questo metodo di produzione è andato in crisi perché i bui costavano troppo e non era stato sostituito da mezzi meccanici. E io mi ricordo che quando ci ponemmo il problema di acquistare un trattore, i soci sostenevano che i trattori avrebbero fatto seccare le piante. Perché? Ma non avevano mai visto in funzione un trattore, in collina, fra l'altro stavano uscendo i primi trattori adatti alla collina. E questo dibattito si consumò per 3 anni. Cioè, nel senso che io alla fine dei 3 anni riuscii a convincere i soci a prestare alla cooperativa 100.000 lire a testa, con le quali praticamente comprammo il primo trattore. E così, beh, diciamo di fatto, cominciamo ad avere di nuovo una buona produzione. Oggi quanto olio producete? Ma quest'anno contiamo di molire 20.000 quintali di olive, che danno circa 4.000 quintali di olio, insomma, E una bella quanta cosa. parte di quest'olio è biologico? E diciamo un terzo. Un terzo è biologico, un terzo è DOP, un terzo è normale, insomma. Siamo arrivati a sperimentare macchine tra le più avanzate, anzi sicuramente le più avanzate del processo produttivo. Tieni conto che da noi poi abbiamo affrontato sperimentazioni varie, insomma, no? Nel senso che abbiamo affrontato sperimentazioni nel campo della trasformazione insieme con note industrie nazionali, ma per cui per esempio c'è la centrifuga che abbiamo adesso, è una macchina che è partita per la prima volta in Italia, e non solo in Italia, perché poi quelle sono macchine che sono finite in Spagna, in Grecia e così via. È partita per la prima volta da noi, proprio nella sua completezza. Quindi voi siete anche degli sperimentatori, dei pionieri in qualche modo nella produzione dell'olio. Perché questa macchina fa una qualità diversa di olio? Ma per 2 motivi fondamentali. Innanzitutto perché è una macchina che si pulisce per ogni partita. E poi, e questo è importante, quindi perché cioè, il sistema dei lavaggi era il più avanzato possibile. E poi per un altro motivo fondamentale, perché questa macchina utilizza le acque di vegetazione che sono molto ricche di polifenoli nel processo di estrazione. E questo è importante per la conservazione degli antiossidanti. Difatti noi crediamo di essere tra i pochi, quasi i soli, a mettere sull'etichetta
il numero degli antiossidanti, cioè questo è il nostro vanto, insomma, che poi sono il simbolo vero della genuinità, non è la misurazione dell'acidità come comunemente si pensa. Qui siamo nella patria della dieta mediterranea che nel 2010 è diventata patrimonio UNESCO. Che cos'è la dieta mediterranea per i cilentani, per gli abitanti di San Mauro Cilento? Ah, io vorrei definirla con le parole di Kiss, che diceva di essere venuto qui da noi per vivere 20 anni di più, e ci riuscì perché ho vissuto 101 anni, e l'età media allora era al di sotto degli 80 anni, era 74-75 anni. L'altra, e poi lui diceva che lui stava qui da noi perché noi avevamo l'orto, con gli ortaggi, gli ulivi, eccetera, eccetera, l'olio, eccetera, eccetera, i fagioli, le verdure, no? Queste cose qua, la frutta, quindi l'orto, il pane fatto in casa e il pesce azzurro. E fra l'altro Ghis dà una bellissima descrizione del pane che non si deve usare, che è quello che diciamo, funziona come una molla che quando tu lo premi, e quello rimbalza, insomma, si elasticizza, no? Insomma, io mi ricordo in casa mia mio padre che diceva che l'olio di semi stava soppiantando le nostre coltivazioni, che c'erano problemi di crisi sui mercati, che la produzione non si riusciva a vendere, che il prezzo che si spuntava era basso, tutte queste cose qua. E soprattutto la televisione aveva introdotto, ed era vincente, no? Una concezione per cui l'olio di semi era più leggero. No? Io ricordo che mio padre opponeva a questo ragionamento un altro ragionamento che era fondato sulla sua esperienza, insomma. Dice, ma com'è possibile? In casa nostra siamo stati sempre bene, le persone da noi hanno vissuto sicuramente sempre più di 80 anni, quindi praticamente morti di vecchiaia, insomma, no? E per giunta, diciamo, quasi tutti 84, 85, 86, 87, questa era l'età media, ma poi la cosa più simpatica è che noi avevamo anche una zia che aveva 107 anni, quindi insomma. Quindi di fronte a questa salute, no, che poi si fondava su insalate di pomodori, io me le ricordo benissimo, che letteralmente navigavano in perlomeno mezzo litro di olio ogni volta che si faceva un'insalata, insomma, sarebbe stato uno scandalo non mettere mezzo litro di olio nell'insalata di pomodori, insomma. Sono stato sempre abituato a guardarmi intorno e vedevo tutte queste bellissime piante di ulivo che si faceva fatica a coltivare, insomma. Per cui io pensavo che qualsiasi ripresa economica dovesse partire da quello che noi avevamo, da quello che, diciamo, in natura si era consolidato, insomma, e quindi pensai a questo. Poi successivamente ho scoperto che, per esempio, determinate piante sono migliori di altre. Per esempio, che ti devo dire? La salilla è una pianta che resiste di più alla siccità, e noi stiamo andando verso il clima sempre più caldo. Resiste di più agli insetti, a un insetto come la mosca in particolare. Si raccoglie più facilmente e inoltre non ha anni di scarica, cioè carica ogni anno, porta frutti ogni anno. Diciamo che i contadini non sempre l'hanno apprezzata per un solo motivo, perché la resa in olio è inferiore alle altre cultivar che qui si sono affermate, tipo la rotondella. Comunque noi una cosa scoprimmo proprio negli anni in cui stavano per partire i finanziamenti dei fondi europei, noi ci eravamo dedicati a capire come funzionava nei microclimi la presenza degli insetti. E trovammo innanzitutto che lungo la costa,
la presenza della mosca era maggiore, e non a caso gli uliveti sulla costa non c'erano mai stati. Diciamo anzi che si erano affermati con la presenza dei veleni. Poi mano a mano, salendo verso l'alto, la presenza dell'ulivo si consolidava sempre di più. Quindi intorno ai 300-400 metri si poteva produrre biologico facilmente, ma questa è ancora oggi la grande vocazione dell'Appennino, di tutto l'Appennino. Cioè, se l'Italia produce qualità a livelli molto alti, se l'ha fatta nella sua storia, perché è l'Appennino che ha fatto questo? È perché in molte zone dell'Appennino gli insetti non ci sono e quindi di per sé i frutti vengono buoni, insomma, no? Quindi questa, e io penso che tutta questa cosa qua ci sta completamente sfuggendo, perché un processo di valorizzazione dell'Appennino parte da questa considerazione e ovviamente si proietta verso la ricerca per le macchine più innovative, e diciamo per le zone più difficili come sono la montagna, insomma le zone molto acclivi e così via. E su questo si sono fatti anche passi avanti importanti. Io penso che un determinato settore della ricerca in un paese come il nostro però si dovrebbe proprio occupare in maniera specifica di questa storia e della necessità di valorizzare i terreni acclivi dell'Appennino. Qual è il piatto della tradizione cilentana che metteresti nei granai della memoria? A me fin da bambino era una festa, insomma. È la zuppa di ceci. Fatta come? È fatta con i biscotti del pane fatto in casa, che venivano bagnati dentro i ceci che stavano cuocendo. Ah, e quindi questo pane bello caldo, su cui poi si versavano i ceci e l'olio fresco di oliva, insomma. Per me questo era il piatto più straordinario. Grazie Giuseppe.